una pedonalizzazione di 750 metri, ma rimarranno aperti al traffico gli incroci tra via Calefati e via Putignani, con la rimozione dell'asfalto esistente, con particolare attenzione al possibile recupero delle basole e l'innalzamento della quota stradale, attraversamenti sovraelevati per il passaggio pedonale con un effetto di traffic calming. Nel progetto anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione stradale e di un sistema di scarico delle acque piovane, oltre a una nuova videosorveglianza. Via Manzoni, quartiere Libertà, verrà pedonalizzata e per fare in modo che questa rivoluzione sia condivisa nel miglior modo possibile, la Giunta Leccese e il primo cittadino stesso hanno incontrato nelle scorse ore i residenti della zona, proprio per spiegare quali sono le idee che l'amministrazione ha per il rilancio dell'area, una volta ritenuta il salotto buono della città, al pari di via Sparano e via Argiro. Cittadini e commercianti della zona però restano scettici sul progetto. Primo nodo da sciogliere sarà sicuramente quello dei parcheggi, già pochi nell'attuale situazione. Con la pedonalizzazione e con gli interventi previsti insieme alla pedonalizzazione cercheremo di arginare il degrado, di fermare questo degrado che ormai va avanti da un po' di anni. E lo faremo con grande slancio e anche con, spero, la partecipazione sia dei commercianti che dei residenti.